Le infestazioni parassitarie, in particolare quelle sostenute da nematodi gastrointestinali e dai protozoi del genere Imeria, hanno ancora oggi un notevole impatto sulla salute, le produzioni e il benessere degli animali da reddito, anche negli allevamenti intensivi di bovine da latte. Con lo scopo di aggiornare i dati e di valutare l'impatto della gestione aziendale sulle dinamiche di infestazione da endoparassiti, è stato pianificato uno studio epidemiologico sullo status parassitario dei bovini da latte allevati in Nord Italia. Campioni fecali di animali appartenenti a diverse categorie produttive provenienti da 20 aziende sono stati analizzati con FLOTAC Dual Technique. Tramite questionario compilato insieme agli allevatori e ai veterinari è stato calcolato uno score relativo al management aziendale, la cui associazione con le cariche parassitarie dei nematodi gastrointestinali e dei Meria è stata poi valutata tramite modelli lineari generalizzati. I dati mostrano un'ampia diffusione di entrambi i taxa parassitari, sui quali però l'analisi statistica ha mostrato un diverso impatto del management aziendale a seconda della categoria produttiva. Le vacche in asciutta sono risultate più a rischio di infestazione da nematodi gastrointestinali nelle aziende a basso score, mentre un elevato score è risultato essere un fattore protettivo nei confronti delle infezioni da Imeria, soprattutto nei vitelli. La prevalenza e le cariche parassitarie da nematodi gastrointestinali e da Imeria sono quindi risultate essere un utile indicatore di una più o meno corretta gestione aziendale. L'applicazione di adeguati protocolli sanitari e in generale gestionali può avere un impatto positivo per quanto riguarda le endoparassitosi, non solo sulle categorie più a rischio, ma anche sull'intera azienda ed in particolare sulle categorie più importanti dal punto di vista produttivo.